parlare, abbiamo iniziato a capire che parlavamo la stessa lingua, che è una cosa fondamentale. Ci siamo ascoltati, anche perché una delle prime cose importanti della comunicazione è l'ascolto. Io l'ho ascoltato, lui mi ha ascoltato e fondamentalmente ci siamo presi. Poi sono arrivati tantissimi altri amici che non me li metto adesso a citare tutti perché non vorrei assolutamente dimenticarne qualcuno. Però voglio dire, sono veramente felice di aver iniziato qui la mia campagna elettorale e concluderla qui. Questa è la prima riflessione che volevo fare. La seconda riflessione che volevo fare, me l'ha dato il responsabile, mi scusate ma io è la prima volta che oggi vi conosco, quindi il capo. E quando dice che ESA, l'azienda ESA, è un'azienda che non va avanti con degli spot pubblicitari, ma dice lui che è un'azienda che si vuole far conoscere personalmente, vuole, diciamo, apparire con il proprio volto, no? E io credo, quando lui parlava, io pensavo a me. Dice, perché pensavo a me? Perché io purtroppo, uno, non ho molti soldi per fare la campagna elettorale, pertanto non è che ho potuto fare tantissimi spot pubblicitari, no? Quelli che si vedono in TV, quello che... Io ho cercato di farmi conoscere dalle persone andando ad incontri pubblici, tranquillamente, serenamente, perché credo, stringendo le mani, facendoti conoscere, anche con i tuoi difetti, senza avere paura dei difetti, perché io credo che ognuno di noi abbiamo dei difetti, ma abbiamo anche dei pregi. Io un pregio probabilmente che ho, ma non lo dico io, lo dicono gli altri, è quello di innanzitutto essere umile. Ma che significa essere umile? Umile non significa, diciamo, essere scemo, oppure non capire, oppure no, oppure non avere anche la forza penetrativa, oppure la forza di potersi imporre. L'umiltà è una cosa che tu devi comprendere, che il cittadino che ti sta di fronte alla fine è uguale a te. Cioè non è che io, perché ricopro un ruolo a livello di istituzione, io mi posso sentire sul piedistallo e gli altri invece devono essere... Quello che ha perso oggi la politica, secondo me, è il politico. Il problema è della distanza, di capire, di conoscere i problemi reali delle persone. I politici dovrebbero cominciare a rimettersi veramente in mezzo alla gente, gomito a gomito, per poter cercare di capire, di comprendere che cosa sta succedendo, qual è il fenomeno. E purtroppo se non si riesce a fare questo, poi veramente succedono cose sgradite, situazioni anomale, particolari. Io credo che noi dovremmo cominciare a ritrovare l'umiltà, dovremmo cominciare a ritrovare una cosa fondamentale, secondo me, che è il rispetto reciproco tra le persone. Non ci si può aggredire. Io oggi sono stato a Scafa, in mezzo al mercato, sempre per farmi conoscere, stringere le mani. C'è stata una persona, se così si può ritenere, che non è che mi ha aggredito, perché poverina, a me mi ha fatto pure tenerezza, mi ha fatto pena, perché quando tu non riesci a ragionare con l'altra persona, ma tu cerchi di aggredirlo, cerchi, diciamo, in pratica, no, di alzare la voce per cercare di non far parlare l'altro, innanzitutto è maleducazione, seconda cosa non c'è rispetto. Io credo che bisogna invece parlarsi, una volta parla uno, una volta parla l'altro, in maniera tranquilla, serena, altrimenti veramente non si va da nessuna parte. Io credo veramente che siamo tutti quanti un pochettino avvelenati, e l'aria probabilmente che respiriamo, a parte l'acqua. Io credo che dovremmo cominciare un po' a respirare un po' di aria più serena, più pulita. Questa è la seconda riflessione che volevo fare. La terza riflessione, e adesso faccio un po' di pubblicità qui all'azienda ESA. Sempre grazie a Scurti, Gabriele,
lamentavo con lui e dicevo, stavo con Enel Energia e mi lamentavo perché? Perché mi arrivavano sempre delle bollette allucinanti. E sempre con sotto, no? Stimata, lettura stimata. E diceva, ma com'è possibile? Non fare lettura stimata mi arrivano 800, 900 euro al mese. Cioè al mese no, scusa, quello mi pare che era o bimestrale o trimestrale, non ricordo niente. Certe cose però, certe mazzate tra capo e collo, io dico, ma com'è possibile una cosa del genere? Ma sia dal punto di vista gas che dal punto di vista luce. Allora, mi ha detto che guarda che questo qua mi succede perché? Perché questo qua fanno lettura stimata, dopodiché ti fanno il conguaglio, però dopo il conguaglio, dopo tanti mesi in pratica te li danno, oppure diciamo, fanno scalare, fanno insomma in qualche modo per poterti fare recuperare i soldi. Però il problema, il problema ci arriviamo nelle scaccate assurde, cioè che io certe volte non c'avevo i soldi per me per poter pagare. Anche perché io non mi vergogno a dire, sono uno stipendiato perché lavoro alle poste italiane. Quindi uno stipendio di 1.350 euro al mese, questo è lo stipendio delle poste. Allora, e sono fortunato perché lavoro. Perché oggi tante persone magari non lavorano e quindi non riescono neanche a percepire lo stipendio di 1.350 euro al mese, quindi già mi posso reputare fortunato. E io non è che invidio le persone che guadagnano 5-10.000 euro, buon per loro, si vede probabilmente che si sono fatti camminare la testa di più rispetto a me. Cioè, anche lì io cerco di trovare una giustificazione, no? Perché uno probabilmente che lavora forse 10 volte più di me, anche rischiando, probabilmente è giusto pure che guadagni più di me. Io faccio l'impiegato e quindi mi danno lo stipendio questo. Se fossi stato probabilmente anche io più furbo, più scaltro, probabilmente avrei fatto qualche altra cosa. Quindi io certe volte anche questo cerco di giustificarmi, di fare queste pressioni tra me e me, come si suole dire. E quindi dicevo che poi, grazie a Scurti, Gabriele, sono riuscito a, come dire, cambiare, no? Il gestore. Adesso il gestore mio è ESA e onestamente parlando ho riscontrato che c'è, come dire, un equilibrio tra le bollette, cioè nel senso che pago quello, so che pago quello e non è che ci sta stimato, ma è rilevato che probabilmente ci sono i dottoristi che passano e guardano e leggono appunto quant'è il numeretto lì che appare del gas. Quindi sicuramente è un'azienda seria, quantomeno, cioè magari non trovi poi successivamente delle sorprese. E questa era la terza riflessione che volevo fare. Altra cosa, io credo che nel 2014 veramente io sto scoprendo piano piano, perché io purtroppo non sono un tuttologo, io sto scoprendo le cose piano piano. E quando è che tu le scopri le cose piano piano? Quando ti ci impegni, quando le studi, quando cerchi, diciamo, bravi di venire a conoscenza di cose, che può darsi pure che ci sta il politico che viene qua, cerca di, tra virgolette, di succhiare un pochettino di consenso elettorale, dopodiché se ne va senza sapere neanche la realtà dove è venuta a succhiare quei risultati elettorali. Io no, e dopo vi spiego perché quando parlerò di questa. Io ho cercato sempre invece di capire, di comprendere, no, i territori, nei territori, che cosa mancava, quali sono le problematiche, che cosa serve. E mi sono dato sempre una scadenza, diciamo, e una scaletta riguardante le priorità. Io credo che il problema di avere una rete che possa portare riscaldamento, calore in tutte quante le abitazioni sia una cosa fondamentale. Cioè noi siamo nel 2014, andiamo avanti ancora con i bomboloni, che poi credo che da un certo punto di vista, forse non so se il costo se risulta essere contenuto o se è maggiore, secondo me è maggiore,
Allora, io credo che anche qui una regione, se ci fosse stato un amico stasera qui avrebbe utilizzato la parola amica, una regione amica, sperando che passi, anche perché so che stava anche a Città Sant'Angelo, alla chiusura di Florin Di Gabriele che è sindaco, si sta candidando al sindaco per la seconda volta nel suo paese. Quindi dicevo, una regione Abruzzo amica, dovrebbe cercare di non creare svantaggi, di non creare situazioni anomale, di non creare problemi alla cittadinanza, anche di favorire, di alleggerire i problemi. E anche in considerazione che ci troviamo in una situazione di questo tipo a livello economico, anche di ridurre le spese. E questo come si può fare? Questo si può fare con la regione che attua un progetto, un programma per poter realizzare le reti, farle arrivare nei vari paesi e quindi far arrivare lì il famoso calore. Io credo che questa è una cosa che si può fare. Noi a Pescara, ad esempio, Pescara Colli, in una parte alta dei colli, addirittura ci stavano le fognature, ci stavano, come si chiama, quelle là che fanno... Pozzi neri, c'erano i pozzi neri. Noi siamo riusciti a Pescara a realizzare le fognature in tutte, oserei dire, quelle parti mancanti della città. Perché qui non è possibile fare un progetto che riesca appunto a dotare e a donare ai cittadini una rete per potersi poi tranquillamente riscaldare? Io ad esempio non conoscevo questa situazione, ve lo dico sinceramente, io questa sera sto sentendo e ascoltando. E sto ascoltando anche che esiste già un progetto. E anche un progetto per l'irrigazione, stavo sentendo, 8 milioni di euro. Allora, anche qui è chiaro che durante, siccome Manoppello poi ci sono tanti terreni coltivabili, no? Tra l'orticello, cose. Io ad esempio sono uno di quelli, io vado a Brico e faccio l'orticello e ogni tanto utilizzo pure io l'acqua, non si dovrebbe fare, però ogni tanto si fa, come sono dato un pozzo e quindi c'è un pozzo, però è chiaro che se uno non c'ha il pozzo, non c'ha, tira l'acqua, alla fine da sopra, quando arriva sotto, l'acqua sotto non ci arriva più e quindi giustamente manca l'acqua potabile. Allora, se ci fosse appunto la possibilità, anche qui, andando a realizzare un progetto per poter finanziare con 6 milioni, perché 2 milioni mi sembra che già sono finanziati, io credo che anche questo è un aspetto, poi 6 milioni di euro per la regione non è che siano chissà che cosa rispetto, diciamo, in pratica alle possibilità economiche che ha la regione Abruzzo, non è Pescara come offerta dell'industria. Quindi a questo punto, secondo me, se c'è la volontà politica, questa cosa si può fare. Cioè, vi voglio spiegare meglio. Dici, ma tu tutte queste cose, mo, perché te lo sta a dire, lo puoi fare? No. Uno deve fare un programma. Io vedo che in una famiglia, faccio sempre l'esempio della famiglia, perché la famiglia è un nucleo piccolo che però poi può essere esteso a tutta la collettività, a tutta la cittadinanza, è la stessa cosa, perché funziona nella stessa maniera. Allora io credo che in una famiglia, se si guadagna come me 1.350 euro al mese e c'hai moglie e figli, poi tu alla fine devi cercare di capire, di comprendere, no? E qual è il programma che tu ti vuoi fare? O ti fai il programma perché vuoi andare sempre al cinema o a un ristorante, o ti fai il programma perché vuoi comprarti i vestiti, o ti fai un programma perché ci vuoi mangiare, non so bene, o perché vuoi andare al teatro, o non so bene. Allora, tu devi fare qual è la tua priorità. Allora, tu svolge e metti questi finanziamenti che tu hai a seconda, no, quello che tu reputi più importante.
Quindi è un problema di programma che il comune o in questo caso la regione fa. È fondamentale, se non si fa questo, secondo me è la prima fase, è la programmazione di qualsiasi attività. Quando tu fai la programmazione e dici, vabbè, io guadagno 1.300 euro, vorrei fare una casa, come mi faccio a fare una casa? Non si può fare una casa con 1.300 euro. Se uno dice moglie e marito, dice allora facciamo una cosa, mezzo stipendio, non si mette da parte, mano a mano, e poi diciamo poi cominci a fare un muro, cominci a fare cose e ti fai una casa. Ma è un programma che tu ti devi fare, non è che tu lo fai così da oggi a domani. È così anche per quanto riguarda la regione, i comuni e tutto quanto. È un problema di politica, un problema o a casa, di famiglia che vuole che cosa vuole fare, e lì di giunta, che cosa vuole fare la giunta. Qual è il programma che si deve? Questo è fondamentale. Quindi io credo che queste cose noi possiamo metterlo in agenda dal punto di vista regionale. Anzi, io se dovessi andare in regione, perché quasi quasi Renato mi stava dettando questi punti come già se fossi stato consigliere regionale, non è così, non è così purtroppo, credo che questo lo sapremo il giorno 26 a sera o quantomeno il giorno 27 con certezza, sperando che il buon Luciano riesca a vincere le elezioni, perché altrimenti fare i programmi senza che un centro-sinistra e quindi noi siamo al governo risulta essere veramente complesso, anche perché abbiamo anche sotto mano o sott'occhi o come volete voi quello che ha fatto Chiodi. Voi sapete benissimo che in realtà, non essendo probabilmente di Pescara, della provincia di Pescara, ha cercato di far arrivare i finanziamenti quasi tutti quanti a terra. Questo non è che lo dico io, questo lo sappiamo in tanti, lo sappiamo. Allora, quale possibilità grande noi abbiamo nel poter avere uno che è di Pescara o della provincia di Pescara che possa riportare finanziamenti qui dalla regione? È chiaro che guarderà con attenzione di più la provincia di Pescara che non altre province. Ma questo è come quando io dico sempre, no? Signore che mi sta davanti, mi devi scusare, ma io adesso prendo di te. Ma tu prima, no? Se puoi fare una cosa è per casa tua, poi eventualmente anche per gli altri. Ma credo che sia questa la normalità, a meno che vogliamo stravolgere, no, il pensiero della persona. Allora io credo che prima, se Luciano Alfonso di Pescara dovesse essere presente, guarderà con più attenzione, non dico che faccia cose di più a Pescara, perché no, non è neanche bello, non sarebbe neanche giusto, però sicuramente guarderà con più attenzione i problemi che ha Pescara e la sua provincia. Su questo credo che possiamo essere tutti quanti d'accordo. Poi un altro spunto mi ha dato sempre il responsabile, vedo quanti spunti mi hai dato, quando lui mi ha parlato di Angelo Balducci. Voi sapete chi è Angelo Balducci, no? Che ha avuto qualche problemino dal punto di vista giudiziario, no? A Roma. E vi prometto pure che questo Angelo Balducci non mi è neanche parente. Anche se ho avuto modo di conoscerlo perché una volta è venuto a Pescara. Io oggi, perché mi ci viene da ridere? Perché io ho cercato di, come dire, di costruire, di realizzare la mia campagna elettorale proprio su alcune cose che io reputo fondamentali. Cose che io reputo fondamentali e che sono l'affidabilità, la competenza, la coerenza e, udite udite, una cosa pazzesca per un politico oggi, l'onestà. Ma prendete conto? Cosa? Seria, l'onestà. Perché? Perché io credo che, almeno dagli insegnamenti che mi ha dato mio padre,
che è vivo, ringraziando il cielo, che ha 87 anni, che ogni tanto ho bistratto un pochettino, ma che ha 87 anni ancora ha la forza di farmi la campagna elettorale porta a porta, come si faceva un tempo. E papà mi ha sempre detto una cosa, mi ha detto, io e te, non è che abbia fatto chissà quale politica, però ha fatto il vicepresidente del consiglio di quartiere a Pescara, quindi non è che... Però mi ha sempre detto papà, io ti ho potuto sempre guardare negli occhi e quando ti ho dato lo schiaffo tutto è seduto pure piano. Tu mi devi fare una cosa, tu devi guardare, io ho una figlia di 25 anni, laureata in architettura 110 lodi, che ha fatto una cosa adesso all'università, che ha pure vinto, quindi sta all'università. Mi ha sempre detto una cosa, tu tua figlia la devi guardare sempre e non devi far ricordare tua figlia. Non la devi far vergognare con le sue amiche quando va a scuola, quando va insieme, che poi va a finire. E se sei questa privata, questa è la figlia di Cullulla, dell'assessore Balducci, quella che ha rubato, quella... Non la devi far vergognare. E io da questo insegnamento e da questo modo di educarmi, io ho capito che non si può fare, non si deve fare. E io quello che vi posso garantire, come io non faccio vergognare mia figlia, io a voi non vi farò mai vergognare qualora mi darete il voto. Non vi farò mai vergognare. Perché io credo nella moralità, io credo nella coerenza, non si può essere incoerenti, non si può puntualmente cambiare casacca. Ma è possibile secondo voi che personaggi, caro Antonio, vanno da destra e sinistra? Ma è possibile? Ma è possibile? Ma non è possibile che succedano queste cose, non è possibile che tu per poter avere la poltrona una volta te la vai a destra, una volta te la vai a sinistra. Perché quando tu per forza di cose vuoi avere la poltrona, lì c'è qualcosa che non funziona. Tu quella poltrona la vuoi mantenere perché alla fine devi fare business. Non si può, non si deve. Business lo possono fare loro, ma non il politico. Il politico deve cercare veramente di cambiare i prezzi, gli deve dire a lui, gli deve dire, amico mio, tu quant'è che vuoi dare a questi cittadini? 20? Per 15 lo devi fare, non per 20. Quello deve fare il politico. E noi quello abbiamo cercato di fare a Pescara quando ci stava un progetto da realizzare, che il progettista ti diceva che voleva il 20%, Luciano Alfonso dice no, te ne devi 10. Questo a Pescara è successo, non è che è successo sulla Luna. E poi nonostante questo che è successo, invece è successo altro. Ma voi perché pensate che io ero assessore ai cimiteri, Tommaso Di Biase era assessore all'urbanistica, non abbiamo avuto un problema? Ma può essere che solo Luciano ha avuto dei problemi? Può darsi che io non ho avuto neanche un avviso di garanzia, non ho avuto l'avviso di garanzia neanche Tommaso Di Biase, assessore all'urbanistica. Perché? Ma voi ve lo chiedete perché? Ma non è che può essere veramente che ci sta, tra virgolette, quelle famose congiure che certe volte si creano e si realizzano e si punta una persona per poter, perché è troppo forte, perché è troppo bravo, perché è troppo in gamba. E io credo pure che sono venute queste cose anche all'interno del nostro partito, purtroppo. E questo bisogna denunciarlo. È un dramma quello che è successo. E poi la gente si sciacqua la bocca dicendo sciocchezze. Ma voi sapete che cosa mi è successo l'altro ieri a me? Io l'altro ieri, mentre stavo facendo la mia tranquilla campagna elettorale, mi è arrivata una telefonata da parte di un signore, il quale mi ha detto, Albert, ma non è che è successa questa cosa? Che è successo, direttivo? Ma è triste, ma che vedi, Luciano Alfonso abbia ammazzato la moglie perché l'ha trovata dentro un letto insieme ad altre una e non sta in ospedale. Ma questo si chiama Pasquale. Questo che mi ha chiamato. E il Pasqua dice, ma questi non è impazzito. Allora, dopodiché io ho chiamato mia moglie, ho detto, ma tu prendi la gente pazza qua per... Io lo sapevo, c'è 4 giorni fa, c'è 4 giorni che faccio la cosa, sto puzzando io.
Cioè, è pazzesco quello che succede, è pazzesco. Cioè, la gente dà fiato, no? Alla propria bocca, ai propri polmoni, no? E dice le stupidaggini una pre... Io tengo una paura perché non sai che cosa succede. Cioè, sai che cosa succede a me? È la cosa più bella che io dico, perché lo dico tranquillamente e serenamente. Io ho avuto 18 mesi il telefonino sotto controllo. 18 mesi ho avuto la cima dentro la stanza. È uscita. Come è uscita sta cima? Quando? Che non la uso. Pare che si racconta di Fattarillo, no? Peggio di Induccio, no? Che dovrebbe arrivare, no? Purtroppo la verità. Che è successo? Che io avevo un mobile grandissimo. C'avevo questo mobile grandissimo, tutti i libri. Quando noi ce ne siamo dovuti andare, vi premetto che quando io sono arrivato all'assessore ho preso la stanza di Carlo Masci. Però stranamente, contrariamente a tanti altri, no? Che prendono e buttano i mobili e si rifanno tutto l'arredo nuovo, io ho detto perché devo andare a sprecare tutti quanti questi altri soldi? Ma mi sembrava giusto, no? In una fase di crisi così economica, e tu io te li prendo. Allora ho fatto prima molti al centro, ho fatto tildineggiare le stanze, perché tutte le stanze dopo 5 anni venivano tildineggiate, e dopodiché ho rifatto i mezzi immobili tutto come stava, no? Lì sono stati 5 anni. Quando è arrivato il mio successore Renzetti, che mi ha detto, me lo dico sottovoce, quando sono andato da lui a fare le consegne, ho detto, Renzetti, io conosco bene tuo padre, lavorava all'ex SIP, no? Dimmelo. Ma tu mo, questo è lo programma che noi tenevamo, tu avanti con questo programma perché, salve, mo, visto e considerato che noi ci conosciamo da tanto tempo e conosci bene papà, ma me lo sai come ne frega di fare la politica? Lo sai perché sono messo a fare la politica? Perché mi hanno detto che se io facevo politica, andavo a fare l'assessore, siccome io faccio un ruolo per l'ospedale civile di Pescara, poi potevo fare un primario. Allora io ho guardato un po' strano, ho detto, no, che vuoi dire? Ognuno dice e pensa, l'abbiamo detto prima, ognuno dice e pensa quello che vuole, ci mancherebbe, io sono molto democratico, so. Però per dire. E quindi Renzetti, quando ha preso la mia stanza, la prima scaffanza vedi la fatta. Ma tutti quanti i mobili e ha fatto tutti i mobili nuovi. Ma la cosa più bella è che quando ha levato tutti quanti i mobili, da un angolo della stanza è cascato la cimice. E qui stanno gli operai là, hanno acchiappato sta cimice, che è sta cosa, una cimice, e quindi l'hanno fotografato, l'hanno messo sul giornale. Ma per essere sincero non ho avuto neanche un minimo problema. Comunque, capito di tutto e di più. Lì però effettivamente è una cosa, non vi scandalizzate, ma è una cosa, sono d'accordo con Berlusconi, che la giustizia bisognerebbe veramente cercare di rifarla, cioè bisogna cercare veramente di riorganizzarla, perché così non si può fare, perché se uno viene puntato poi è difficile che tu riesci ad uscirne, perché una volta che ti hanno puntato là, tu devi dimostrare veramente che tu sei... Ma che è il povero Gesù Cristo che è stato sulla croce? Usando, non so che cosa. Perché quelli prima ti acchiappano e ti mettono dentro e ti dicono, io ne sai che si è fatto, però sicuramente si è fatto qualche cosa. Quindi dice discolpati questa situazione, non va bene così. E questo purtroppo, mi dispiace a dire, ma questo è stato il precursore di questo modo di fare, è stato Di Pietro. No, prima ti metteva dentro, ti diceva e poi tu ti dovresti discolpare. Comunque io non voglio farlo veramente lunga la storia stasera, anche perché c'è stato il buffet, io non so se Luciano arriva o non arriva, non so se qualcuno ha telefonato, ne mangiamo, poi eventualmente quando arriva mi dà più parole, se vuole. Induccio mi aveva garantito che prima delle 11 sarebbe potuto arrivare,
quindi ho cercato io di sostituirlo un po', no, scherzo ovviamente, scherzo ovviamente, però le cose che abbiamo detto prima le abbiamo detto con serietà, perché a me piace parlare con serietà. Un'altra cosa che vi volevo dire, io ho fatto l'assessore al comune di Pescara per 6 anni con Luciano D'Alfonso. Luciano D'Alfonso, nonostante la sua giovane età e io qualche anno in più, mi ha fatto veramente da maestro, perché mi ha insegnato che cos'era una delibera, anche perché una volta ci stava la scuola politica, si faceva tanti anni fa, no? C'era sempre qualcuno che insegnava la scuola politica. Oggi come oggi purtroppo non c'è più, e questa è un'altra cosa secondo me che dovremmo rimettere in moto per far imparare, per insegnare alle persone che vogliono eventualmente iniziare a fare politica qual cos'è una delibera che si porta, qual è la delibera che si porta in giunta, qual è la delibera che si porta in consiglio comunale, che cos'è un ordine del giorno, che cos'è una mozione, cos'è un'interrogazione, cos'è il bilancio, cercare di far capire almeno grosse linee che cos'è un bilancio. Cioè io credo queste sono cose fondamentali. Cioè non è possibile oggi improvvisarsi. Cioè oggi ci sono politici che, come dire, si improvvisano. Cioè, ma non si può improvvisare nella vita. Non si può, cioè, tu devi avere almeno idea, no? Partendo dal basso, mano a mano, tu costruisci qualcosa e capisci qualcosa. Ma se tu arrivi sparato a fare il sindaco di Pescara o a fare il presidente della giunta della regione e tu non hai gli strumenti, i mezzi per poter capire che cosa devi fare, ma quali macelli fai? E io qui mi sto riferendo ai rifiuti. Cioè, ma voi vi rendete conto, no? Anche se in realtà... Io l'altro giorno sono stato, un amico mio mi ha fatto un male tremendo. Questo è un architetto bravissimo, secondo me più che architetto è l'ingegnere, perché poi sapeva fare calcoli, cilindro armato e cose. E questo sta incavolato lì, no? E dice, io forse voto prima. Ho cercato di ragionarci, gli ho detto, ma come fai? Ma c'è pure dei figli. Che fanno questi figli per andare 2, 3 anni, 4 anni che... Questi non sanno proprio come metterci le mani, non sanno proprio, non sanno nulla. È come uno, no? Può fare l'imprenditore, ma non sa, no? Fa, a meno che non deriva dal padre oppure da qualcuno che già ha fatto l'imprenditore e quindi gli ha insegnato un po'. Ma voi vedete quando uno che si mette a fare l'imprenditore inizialmente e non parte dalla gavetta, a sapere, diciamo, in pratica fare un manovale, a sapere fare lo muratore, lo carpentiere, ma chi combina quello? Ma che combina? Allora, quello che voglio dire è che noi dobbiamo partire dalla base. Dobbiamo partire dalla base per poter... E ci vuole esperienza nelle cose. Non è che tu le fai così. Pure a farlo contadino, ci vuole esperienza. Non è che tu il contadino lo fai da oggi o da domani così. Dove vai? Che fai? In tutte le cose ci vuole esperienza. Pur quando tu sei mamma per la prima volta e poi sei mamma per la seconda volta, la prima volta va a finire l'uscita, oddio, così sfiato, oddio quello, e tutte lì le favore, le cose, probabilmente non prende la seconda, il secondo figlio invece un po' sei già abituata, già sai come fare, già sai come tenere il bimbo, la bimba. Allora bisogna avere esperienza nelle cose. Esperienza e onestà. Esperienza e onestà. Io, signori, non mi voglio dilungare, io questa brochure, che non so se vi hanno dato, così accorciamo, nella prima parte c'è scritto che cosa io ho fatto al Comune di Pescara, con le deleghe che io e nei settori in cui sono stato impegnato, e parlo degli asili nido, della pubblica istruzione, dell'edilizia scolastica, della edilizia pubblica, politica della casa e cimiteri. E poi, oltre a queste cose, probabilmente, siccome Luciano D'Alfonso aveva fiducia del sottoscritto, ti faceva fare anche l'assessore all'anagrafe, che il sabato e la domenica mi faceva fare i giuramenti delle guardie, quelle giurate,
mi faceva fare cittadinanza italiana, mi faceva fare i matrimoni, celebrare i matrimoni, quindi mi faceva fare di tutto e più. Per un ultimo, sempre io mi riferisco ad Antonio e a Loredana, che sono, voi non sapete, sono due impiegati comunali che stanno qua e che hanno vissuto quei periodi molto da vicino, mi facevano fare anche il sabato cittadino. Chi era il sabato cittadino? Luciano si era inventato che bisognava parlare con i cittadini, giustamente io dico. Però lui non aveva il tempo per poter parlare con i cittadini, e stava sempre a fare, sempre a lavorare. Allora dice il sabato del cittadino, tutti i cittadini venivano e venivano a chiedere cose al primo cittadino, al sindaco. Però prima di arrivare là, chiaramente noi cercavamo di creare un filtro, perché 80-90 persone che arrivavano là, parlavano 80-90 persone col sindaco, e quanti ci volevano? Ognuno stava là dentro 15 minuti, 20 minuti. Allora a quel punto noi avevamo un filtro, il filtro ci stava qualche collaboratore stretto suo, 4-5 suoi collaboratori, non nominiamo chi sono, e poi chi ci stava? Alberto Banducci, assessore, l'unico assessore che ci stava. E facevamo sto bene, quindi voglio dire, ci ha fatto lavorare da pazzi, io sono contento di aver lavorato da pazzi, ringrazio a lui nuovamente perché mi ha fatto lavorare e mi ha insegnato tante cose. E dopodiché noi abbiamo fatto tutta una serie di cose al Comune di Pescara che potete leggere qua. Dopodiché io mi sono detto, ma è giusto che solo il presidente della regione debba avere una sua proposta, un suo programma, e io per forza di cose insomma mi devo legare solo e esclusivamente a quel programma, perché io sono tanto scemo, non posso avere pure io un minimo di programma, un minimo di proposte. Allora che ho fatto? Mi sono attrezzato e ho scritto qua il mio impegno per la regione Abruzzo, quindi questo in verde, a proposito ricordate che il verde è la scheda dove si va a votare la regione, con proposte di colore verde, quindi qui ci sta scritto il mio impegno. È chiaro che qualcuno mi ha detto vabbè, però non hai messo nulla per l'ambiente, qualcuno mi ha detto però potevi mettere qualcosa di più per la cultura. Io non è che potevo fare qua altre quattro fogli, cioè, anche perché a parte che poi diventava veramente il libro dei sogni, no? Quello che si faceva una volta, che si faceva il programma, ci si metteva di tutto e di più e non si capiva. Io credo che ci siano delle cose fondamentali. Concludo con l'ultima cosa. Io una cosa chiederò, se dovessi essere eletto consigliere regionale in maggioranza, Luciano D'Alfonso, presidente della giunta regionale, una cosa chiederò a Luciano D'Alfonso, tre cose di non tagliare: la scuola, le politiche sociali e la sanità. Queste sono tre cose fondamentali che non possono essere tagliate, per tutta una serie di problemi che adesso non vi sto a dire, perché altrimenti vi dovrei trattenere un'altra ora e non ho nessuna intenzione. Però queste sono le tre cose che io chiederò al Giovanni Alfonso, che non deve tagliare. Io credo che, come stia dicendo oggi Renzi, bisognerebbe tagliare altro. E peraltro cosa intendo io, quello che dice Renzi? Gli enti strumentali, i consigli di amministrazione degli enti strumentali. ATER, ARE, ambiente, ecologica, consorzi di bonifica, e chi più ne ha più ne meno. E ognuno di questi che sto citando, ne ho citati 7-8, ognuno di questi, c'è un consiglio di amministrazione, la famosa cupola. E lo sai che ci sta nel consiglio di amministrazione? Costituito sempre da 3-4 persone, 5 persone. Chi ci sta? Ci stanno quei consiglieri comunali o sindaci che purtroppo non sono rieletti, e poi gli diamo il contentino, se no questi qua dopo alla fine vanno più la campagna elettorale, 50 volte le tengo, 50 volte le 100 volte le tengo, almeno c'è un prezzo, lo mettiamo in giro, e quindi fanno questo, va bene, perché voi pensate voi quanti consigli di amministrazione ci sta, questo stretto sta a Pescara, ci sta a Terme, ci sta a Lago, ci sta a Chieti, e poi sta in tutta l'Italia, in tutta la provincia italiana. Con quale spesa?
con quale spesa. Io non dico che questi enti non debbano funzionare, potrebbero essere assorbiti dal comune, potrebbero essere assorbiti dalla regione, ma non c'è bisogno per ogni ente di un consiglio di amministrazione, non c'è bisogno. E là bisognerebbe fare un taglio radicale, lì sì che tu recuperi i soldi, e veramente ne recuperi tanti. Questo è quello che bisognerebbe fare. Io delle idee, come state vedendo, potete valutare in modo uno scherzo, scherzo anche per tenere un pochettino su l'attenzione, perché altrimenti poi l'attenzione cade, come si dice, no, scende. Io quello che vi voglio dire è che io delle idee ce l'ho. Per poter, non dico aggiustare l'Italia, perché altrimenti da voi io li apposto di Enzi, probabilmente non è né capacità e né probabilmente la forza caratteriale, che io lo massacro dalla mattina alla sera, io probabilmente a quel massacro non sono, non saprei resistere. Quindi voglio dire, però una cosa è certa, io veramente vorrei che voi mi votaste, perché credo che con queste mie parole, con questo che io sto dicendo, penso che avete capito chi sono, quello che vorrei fare e come mi propongo nei confronti delle persone. Io sono, volevo fare lo slogan, ma Jesse Steve, perché non l'ho fatto più, uno di voi. Io sono veramente uno di voi, uno che cerca di stare tra la gente, stringere le mani, cercare di essere come voi. Io vado a coltivare il mio orticello il sabato e la domenica, tanto per dire, cioè, voglio solo fare, datemi la possibilità di poter fare. Grazie. Come avete sentito, abbiamo chiesto di ringraziare perché di trasporti, di interporto, di scuole e di altro, non dovrebbe parlare Luciano. Sarebbe giusto interrompere una cosa che deve fare Luciano. Perché abbiamo scelto Alberto? Alberto è una di quelle persone che, secondo me e secondo il gruppo degli amici che lavoriamo per dargli una mano, ci rappresenta, perché lo si vede nei territori. C'è stato qualcuno che ha detto: guarda, mi piaci, e li presenta, perché sei l'unico politico che è già la quinta, sesta, settima volta che viene a Europa. Vuol dire che ci tiene ai cittadini, vuol dire che sei come noi, incontri i cittadini dalla mattina alla sera. Bene, aspettiamo che Luciano ce la, se la sbrighi con il capataggio che ha problemi di comune e come di bene. Di là è pronto un buffet. Allora cominciamo a consumare il buffet, aspettiamo che arriva sia Duccio che Luciano, però prima di andare di là un attimo solamente, perché il nostro Gaetano vuole fare un ringraziamento. Guarda, non vi interrompo minimamente perché ho più fame di voi. Durante il buffet vi consegneremo il buono, poi chi vuole venire a trovare in ufficio lo aspettiamo in cena. Però propongo un applauso per il quinto anno dell'associazione menzionati, che conta 330 soldi.